Ciao a tutti, bentornati, benvenuti in un nuovo video. È tantissimo che non registro un video, ultimamente sono stata super impegnata, ma sto cercando di dedicarmi un pochino di più a voi. Tra l'altro sono stra sicura, mi chiederete cosa ho sulle labbra perché capita molto spesso, quindi vi rispondo qui, ma sappiate che ogni video da oggi in poi scriverò nell'info box cosa indosso, se è reperibile logicamente, e cosa ho sulle labbra. In questo caso indosso la tinta labbra Nude Sunday di Clio Makeup. Sopra ci ho applicato il gloss di Fenty Beauty, che adesso non ho da farvelo vedere, non ho qui vicino quello che sa di Cocomero per intenderci. Detto ciò, possiamo continuare. Scusatemi se sentirete la voce un po' gracchiata a volte, ma ho mal di gola. È mai possibile che anche d'estate mi debbano venire le placche alla gola? Vabbè, comunque, a parte questo, e a parte la S, che ormai sapete che è l'apparecchio, cominciamo con gli acquisti. E io voglio cominciare con i Funko Pop perché ho visto che tantissime siete appassionati a questo argomento. Una volta vi ho fatto il video acquisti dei Funko, ma non ha riscosso così tanto successo, quindi ho pensato, vabbè, questa volta li metto insieme al video haul del resto delle cose, scarpe, vestiti, eccetera. Mi sono arrivati un bel po' di pezzi, anche se me ne devono arrivare altri nuovi. Non vi spoilerò nulla perché poi li vedrete. Quindi partiamo da questo, che è un Funko Pop della Disney. Sapete che io sono super appassionata di Funko, soprattutto dei Pop, che sono queste statuine da collezione. Lo ribadisco per chiunque non le conosca. Ci sono di varie serie TV, film, fumetti, cartoni, chi più ne ha più ne metta. E sono usciti da pochissimo in realtà, anche se alla fine Hercules è un cartone abbastanza vecchiotto. I Funko, ci sono tutti questi. Io per ora ho Meg e Ade e mi mancano gli altri. Ho preso i miei preferiti. In realtà c'è anche la sua versione Chase, credo, o Glow in the Dark, non mi ricordo. Che però non so se comprarla. Questa è la versione regular. E questo l'ho preso su Amp. Sempre su Amp, infatti è bollinato. Ho preso questa, che è la nuova versione di Harley Quinn Rocchettara. Infatti, come vedete, ha il bollino Amp Released e Hot Topic. Guardate che meraviglia anche la grafica dietro. E ve la faccio vedere un pochino meglio, pazzesca, e si aggiungerà al resto delle mie Harley Quinn che devo dire che stanno salendo. Poi ho preso questo Funko che in realtà è di una Wave un pochino vecchia perché c'è un'altra più recente. Comunque questo è uno dei miei personaggi Marvel preferiti in assoluto ed è Scarlet Witch. Questa appunto è la versione di Civil War. Mi fa letteralmente impazzire questo personaggio nei film nonostante non si sia visto più di tanto. Eccola qua. È abbastanza semplice in realtà, ci sono legata sentimentalmente. Non vi dico i giri, perché mi era arrivato la prima volta con la scatola devastata. Sono andata a rimandarlo indietro, mi è arrivata questa con la scatola devastata, ma fortunatamente sono riuscita a metterla insieme con un peso, ho schiacciato la parte sopra, un casino. Comunque grazie Amazon, sei sempre carino. Che sì, da Amazon costano di meno fondamentalmente, ma sono anche un po' più pallose poi le restituzioni e a volte vi succedono queste cose. Da eBay ho preso questi tre Funko insieme da un rivenditore americano privato, perché questi sono dei Funko che assolutamente non dico introvabili, ma sono abbastanza high cost, a buon intenditor poche parole, però dovevano essere miei perché sapete quanto vado pazza per RuPaul's Drag Race. Finora sono uscite queste tre drag, le ho prese, fortunatamente questo rivenditore le vendeva tutte insieme, così ho pagato la dogana una volta e ciao. In più sono bollinate Hot Topic, quindi pazzesco. Abbiamo RuPaul con i Jessica Outfit e le bandierine, come vediamo nella sigla. Vi giuro sono una cosa strepitosa. Sono fatte benissimo. Poi abbiamo una delle mie preferite per quanto riguarda il make up, penso di tutte le stagioni, di tutte le versioni All Stars, tutto, che è Trixie Mattel. È stata la prima che ho provato a cercare, ma la trovavo a prezzi assurdi e alla fine appunto l'ho presa nel pack da 3 e sono super super felice. Il mio spirito animale completamente rosa, completamente bionda, completamente punto. E l'ultima, ma non per importanza, anche perché questa è un'altra delle mie queen preferite, è Alaska. Guardate questa che meraviglia. Anche solo la scatola tutta verde, verde acido. E quindi questi sono tutti i Funko. Finisce la parte nerd e cominciamo con la parte fashion blogger. Quindi tutti vestiti, accessori, eccetera. Allora, vi dico solo che su Zara non so se
un bel po' di capi. Ho trovato qualcosina. Alcune cose le ho già rimandate indietro, quindi non le vedrete. Erano tipo un paio di sandali, due vestiti e una maglia, mi sembra. Il resto delle cose le ho tenute qua. La prima è questa borsa. Io vado letteralmente pazza per il color senape. Trovo anche che mi sia abbastanza decentemente. Adesso ho i capelli che stanno ricrescendo nel mio colore, quindi non sono di questo biondo, ma sono di un biondo cenere. Secondo me è perfetto. A prezzo pieno veniva 20 euro quasi, perché come leggete 19,95. Io l'ho pagata 12 e qualcosa. Un pochino abbiamo risparmiato. Ed è una classica shopper che si porta così a braccio. Non è neanche troppo grande, però è super capiente. Io ne ho già un'altra. E questa in più ha anche la pochettina interna ed ha anche la zip. Quindi io che vado spesso, anzi quasi tutti i giorni in metro, è super comoda. Le altre due cose scontate che ho preso sono questo body, che è molto carino, costava a prezzo pieno 16 euro, e io l'ho pagato 7,99, ed è nero, fatto tipo di questo tessuto un po' glitterato. Addosso non punge, non vi dà fastidio ed è stra comodo. Di solito io ho un problema con la maggior parte dei body, perché nella parte dove si va ad allacciare mi tira sempre da morire e ogni volta devo fare il segno della croce prima di mettermelo. Invece questo, raga, è comodo e poi appunto è molto carino, veste molto bene e sotto ha questa chiusura con i bottoncini. Poi ho preso questa maglia che è di un color ecru, tipo si chiama? Penso, non lo so, non vorrei dire una cavolata. Comunque non è proprio bianco. Questa veniva 8 euro e io, udito udito, l'ho pagata 2,99 euro. Alla fine una magliettina così tranquilla, con le maniche così corte e un volantino alla fine. Questa è carina, è comoda. Col fatto che è di questo colore chiaro, state anche freschi d'estate. Noi che ci vestiamo sempre di nero possiamo capire questa differenza. E poi ha la parte sotto dritta, quindi può andare o dentro i pantaloni oppure lasciata così. Ultima cosa di Zara. Questa è una cosa che io volevo da tantissimo. Ogni volta non c'era la mia taglia, ogni volta non c'era la mia taglia. E quindi stavo lì impaziente, ti prego torna, perché è un tipo di pantalone che a me piace particolarmente. Poi mi trovo molto bene con i jeans di Zara. L'altro giorno, fortunatamente, c'era, cioè non so quale manna dal cielo sia scesa. E sono questi jeans neri, logicamente sempre neri, a culotte. Ciò vuol dire che sono leggermente più corti dei jeans normali e scendono abbastanza aperti sul fondo. Visti così sembrano un po' enormi, ma vi posso assicurare che indossati fanno una figura pazzesca. Stanno stra bene con tipo le magliette che vi ho fatto vedere prima, i body e una scarpetta da ginnastica magari un pochino alta. Non potete capire che stile. Ho visto un modello simile da Stradivarius, però color jeans. Ci sto facendo un pensierino, vediamo. Ora, non so se siete mentalmente pronte per queste quattro cose che vi sto per far vedere. Sono quattro paia di scarpe e specialmente sandali, che se mi seguite su Instagram, se non lo fate siete proprio delle cattive persone, mi metto il link da qualche parte, saprete che in questi giorni ho messo un po' a posto le mie scarpe, ho tolto quelle che non utilizzavo, le ho date via, le ho regalate e le ho messe un pochino più in ordine. E ho fatto una sezione sandali, vado lì e le prendo tranquille. Ho fatto questa cosa di mettere a posto perché ho comprato altre scarpe, logicamente, e da un negozio che non frequento praticamente quasi mai, ci sono andata una volta, cioè Pitta Rosso. Tornando al discorso Instagram, vi avevo messo una foto di un paio di sandali di Valentino di cui mi ero innamorata, ok? Comprare le Balenciaga perché sono scarpe da ginnastica, ma queste costavano 700 euro un sandalo con due cinturine e due borchie. Ho detto no. E quando ho postato quella foto in tantissimi mi avete scritto: guarda Ila, che da Pitta Rosso c'è un modello identico che costa 660 euro in meno, perché questo modello qua costa 30-35 euro. Quindi ho detto, oh mio Dio, devo subito andarci. Ho cercato il più vicino a casa mia e sono andata. Unico problema è che poi nel corso di prova questo, prova quell'altro, dovevo uscire con un paio da 35 euro. Sono uscita con tre paia. Io ho speso quasi una piotta, come si dice a Roma. Però questi sono dettagli. Adesso vi faccio vedere le scarpe perché vi sono strapiaciute. Purtroppo però ho buttato le scatole, quindi non so dirvi i codici. Se vi interessano dovete andare direttamente in negozio, penso. Primo paio, che non ho ancora avuto il coraggio di mettere, ma sono bellissime, sono queste. Allora, io vado pazza per questo tipo di fibbie e per i sandali così cinturati, un po' mezzi alla schiava. Quindi l'ho visto e ho detto, oddio, che faccio, che faccio. Questo è stato il mio primo dubbio e le ho prese. Sono stra
comode, nonostante siano piatte, perché vedete hanno un rialzo ma proprio leggero, sono davvero comode. Le ho messe soltanto così per stare a casa, per provarle, però sembrano. Qui dietro hanno una cernierina e vi posso assicurare che sono super tamarre, cioè sono proprio belle. Queste non sono quelle che assomigliano alle Valentino, ma le ho pagate allo stesso prezzo, quindi 34,99, 35 euro. Il paio incriminato che invece assomiglia alle Valentino è questo, vi giuro me ne avete mandato tipo 50 screen, ma è identico nelle forme, nel plateau che ha questa sorta di doppio risvoltino con quale borchie, cioè vi giuro è uguale. La fattura sarà logicamente più scrausa, ma chi se ne frega. Queste le ho già messe e sono mega iper comode. Ve l'ho già detto, io vado pazza per questo tipo di sandali, tutto bello aperto, bello areato, 35 euro, credo ci sia solo con le borchie argentate. Altro paio che assomiglia tantissimo al primo, e soprattutto se avete seguito lo scorso video haul, credo, assomiglia tantissimo a un paio che io ho preso su Asos, praticamente sono la stessa identica cosa, soltanto nero. E che fai là? Cioè tutte le scarpe nere, non te lo prendi? Ho preso pure queste, e sono delle ciabattine, slippers, non so come vogliate chiamarle, sempre con queste fibbie fantastiche, guardate che meraviglia, appunto tutte nere. Queste sono pazzesche ai piedi, vi giuro, io non lo so, riesco a mettere con qualsiasi cosa. E poi queste non sono basse perché hanno doppio plat e il tacchetto. L'unico problema di quelle è logicamente la fattura, perché le ho pagate sui 25 euro. Mi danno un po' urto perché se si bagnano fanno quel classico fischio quando andate a camminare. Vabbè, anche questo si può fare. E da Pitta Rossa abbiamo finito. Ultimo paio di sandali mi è arrivato da Quanticlo. L'unica cosa che non ho pagato, manna dal cielo anche per Quanticlo che ogni volta mi viziano. Ho preso questo paio di sandalino, sempre nero, non vi scandalizzate, che però ha una riga, una fila di paglia cucita, non so come si chiami. Sono bellissime, hanno la platta fatta in questo modo, qui hanno il cinturino, poi sulla caviglia si vanno tutte ad annodare con questo filo, tipo così. Credo ci sia anche in altri colori, cioè sono abbastanza sicura di questa cosa perché Quanticlo fa sempre più modelli di più colori, e quindi grazie mille Quanticlo, sicuramente verranno sfruttate bene quest'estate in vacanza, sempre se ci andrò in vacanza, ma ok, dettagli. Ultima cosa che vi faccio vedere, perché in moltissime, questa cosa mi ha stupito, vi siete perse il vlog che ho girato con Anastasia Beverly Hills, quindi se ve lo siete perso andate, correte, è un dovere, un obbligo morale, ve lo lascio nella scheda info. Appunto in molte non hanno visto questo che mi è stata regalata con alcuni prodottini e una super preview che adesso vi faccio vedere. Prima di tutto mi hanno regalato la Soft Glam, che è la palettina occhi, una delle tre mi sembra, che trovate anche su Sephora, perché la novità è proprio questa. Troverete da oggi in poi i prodotti sia in negozio, però soltanto in alcuni negozi per ora, tra cui Sephora a Corso Vittorio Emanuele a Milano e la Sephora Via del Corso a Roma. So solo queste, ma magari ce ne sono altre, però sul sito trovate tutti i prodotti. Appunto questa è la palettina, l'ho già usata raga, mi piace da morire. Allora vi dico, nonostante i colori proprio quando li andate a prelevare possano sembrarvi polverosi, in realtà se gli date una shakeratina, a parte che sono super pigmentati, ma non vi fanno fallout. Questi qua raga, che hanno la texture leggera, leggermente cremosina, è fantastica. Penso, visto che comunque questa me l'hanno regalata, che comprerò un'altra delle due. Sono un po' combattuta tra quale delle due, ma penso che opterò per quella con il pack sempre in vellutino ma color turchese, proprio dei colori all'interno che sono belli particolari. Questa invece, come vedete, è abbastanza sui miei toni, insomma. Poi altra cosa che mi hanno regalato è la Contour Powder Kit. L'unico problema è che mi hanno dato la medium to tan, quindi la media abbronzata. Infatti i colori sono super arancioni, anche se magari non sembrano, cioè questi due sono abbastanza utilizzabili, però tutto il resto almeno per me è scuro, quindi penso lo utilizzerò per quando dovrò truccare una ragazza un pochino più scura. Poi abbiamo la matita Skinny Brow Pencil colore taupe. Questa la volevo provare da una vita. Come vedete è una matita per sopracciglia di quelle che hanno lamina fina. Poi sempre per le sopracciglia, io adoro, lo sapete, i prodotti per le sopracciglia di Anastasia, era l'unica cosa che avevo provato finora, soprattutto il brow pomade, lo sapete che è il mio preferito di sempre. E infatti altra cosa per sopracciglia, il gel trasparente, fortunatamente mi è finito l'altro che avevo di Benefit, quindi casca proprio a fagiolo. E questo lo mettiamo anche in diretta.
volta, perché oggi non me l'hanno messo. Vi posso assicurare che è bellissimo. Poi io sono ossessionata da questi prodotti gel sopracciglia per farle no rimanere. Oh mio Dio, Nizzetta! Aspettate, tutto in diretta. Oddio, l'ho preso. Lo sapete che io soffro di entomofobia? Che è praticamente la fobia degli insetti, delle farfalle, delle cose che volano. Piccolo problema, ho fatto il segno sul muro. Perfetto. Adesso continuiamo con Anastasia Beverly Hills. Poi, questa è una delle cose che mi sono scordata di farvi vedere nel vlog, che è un rossettino matte. Il colore che mi hanno dato si chiama Rage ed è un viola pazzesco. Sto girando il video con il cadavere della falena, poco macabro. Eccolo qua. Io non ho neanche il coraggio di swatcharlo, voglio lasciarlo così. Ultimo, ma non per importanza, perché vi ho già detto che è uno dei miei prodotti preferiti, il Deep Brow Pomade. Vabbè, logicamente non me l'hanno dato biondo come lo prendo sempre, ma è medium brown. Non è neanche troppo malaccio, cioè potrei utilizzarlo, ma anche questo sicuramente lo utilizzerò per truccare qualcuno all'occorrenza. E adesso, ragazzi, la regina. La cosa che più di tutte io ero interessata a prendere in un futuro, che avrei sicuramente preso di mia spontanea iniziativa, ma me la sono ritrovata in questa bag, quindi meglio. Mi sono risparmiata, penso, tipo 50-60 euro probabilmente. Non è ancora uscita sul sito di Sephora, ma potete trovarlo sul sito di Anastasia. Ed è la Dream Glow Kit. Adesso non vorrei abbagliarvi con questa confezione olografica, che è un tutto dire, e contate che io la sto portando in accademia da tipo 3-4 giorni. Ogni giorno c'è qualcuno che viene, me la chiede, me la swatcha, se la mette, perché è una roba. A parte che non riuscite neanche a vedere i colori con tutto questo ologramma, però magari se ve la avvicino si vedono meglio. Eccoli: arancio, giallo, lilla, celestino verde, rosa e bronzo. Sono uno più bello dell'altro. Non sono degli illuminanti classici, perché non sono di quella polvere sottile, ma sono composti di polvere e tipo microparticelle glitterose, che vi dico, per lavare i pennelli ogni volta è un casino, ma fanno questo effetto che è pazzesco. Adesso ve ne voglio swatchare uno, che è uno dei miei preferiti, che è quello giallo. A parte che c'è soltanto swatchato, look at that. Questo si chiama Sunshine. Vi faccio vedere cosa intendo per brillocchi, perché si notano. Eccoli qua, guardate che luce pazzesca. Poi ci swatchiamo un bel rosa, che questo ha dei riflessi leggermente viola, cioè boom. E poi facciamo che ci swatchiamo il celestino, che è uno dei miei preferiti, perché alla fine su di me, che sono chiara, risulta tipo bianco con le pearlescenze viola anche questo. Guardate qua, che meraviglia. E questi sono appunto: il primo giallo è Sunshine, quello rosa è Unicorn e poi l'ultimo è Magic. Detto questo, il video haul è finito, almeno queste sono le cose che per ora avevo da farvi vedere. Molto, ma molto probabilmente mi sono scordata qualcosina, ma comunque mi è sembrato un haul abbastanza ricco. Detto ciò, io vi mando un grosso bacio, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi e mettete un bel pollice in su se vi piace la categoria haul, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!